quando si parla di una perdita di posti di lavoro, credo che in questo caso bisogna fare un uso parsimonioso della retorica, nel senso che i lavoratori in questo momento ci stanno chiedendo risposte concrete e appunto concretezza. Sappiamo tutti che la SAECO di Gaggio Montano è un patrimonio della nostra regione, è a un'ora di macchina da qua. È un patrimonio che è nato e che è cresciuto qui, nella nostra regione, ha fatto grande il Made in Italy nel mondo ed è un patrimonio di tutto il nostro paese. La SAECO era leader nella produzione delle macchine del caffè, poi a un certo punto è stata rilevata da una multinazionale e, come spesso accade, da un certo momento in poi è stata depauperata la capacità produttiva di questa azienda. Abbiamo visto anche che la qualità dei prodotti e delle materie prime è diminuita nel tempo e, come è già stato detto, parte della produzione che doveva rimanere in Italia, parliamo appunto delle macchine di alta gamma, è stata anch'essa spostata in Romania. Allora, per rimanere nell'ambito della concretezza, noi ci siamo recati più volte al presidio e ci siamo recati io personalmente, in veste anche di cittadina, a portare la mia solidarietà anche umana a queste persone che stanno vivendo un momento drammatico. Ci sono andata io, sono andati i miei colleghi dell'Unione dei Comuni e 2 giorni fa è venuta anche la nostra senatrice Sara Paglini, che si sta interessando del caso e porterà anche lei in Senato la questione SAECO nel dibattito parlamentare. Dico la verità, io ho incontrato persone che sono orgogliose di aver fatto la storia di questa azienda, però allo stesso tempo sappiamo anche che tra questi lavoratori ci sono intere famiglie che purtroppo nella SAECO hanno la loro unica fonte di reddito. È una situazione drammatica. Noi qualcosa l'abbiamo fatto anche in Parlamento, abbiamo proposto l'emendamento cosiddetto Fantinati, che prevede che per le multinazionali che decidano di delocalizzare e che abbiano ricevuto un contributo pubblico, immediatamente quel contributo venga sospeso e siano obbligate a restituire quanto hanno preso. Questa è una delle cose che abbiamo fatto, però allo stesso tempo chiediamo che il governo si adoperi per creare le condizioni per fare impresa in questo paese. E la risposta non può essere il Job Act. E allo stesso modo abbiamo chiesto anche, lo abbiamo fatto in maniera un po' provocatoria, però che qualche ministro venga al presidio, che Poletti si faccia vedere. Abbiamo visto che gira tanto, va in visita in queste aziende di eccellenza, ma anche la SAECO è un'azienda di eccellenza, che venga a parlare con i lavoratori, perché questa eccellenza in questo momento ce la stanno scippando. Quindi, come dicono i lavoratori, la SAECO non si tocca e noi non lasceremo che questo patrimonio di conoscenza e capacità produttiva venga perduto. Noi ci siamo, seguiremo la questione passo passo e faremo tutto il possibile perché questi 243 lavoratori non vengano lasciati a casa. Grazie.